Parli di hockey e di certo non pensi all'Italia, che sia su ghiaccio o su pista, su prato o su strada, per citare le varianti più celebri. Figuriamoci se si parla di hockey subacqueo, del quale, pur essendo arrivato nel bel paese nel 1997 e si è riconosciuto dal CONI, molti ignorano l'esistenza. Eppure questa disciplina in ascesa ha una sua federazione, la FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e a Parma viene organizzata da alcuni anni una manifestazione che attira partecipanti da tutta Europa. L'hockey subacqueo, secondo definizione, è uno sport di squadra che si pratica in apnea e necessita di una buona acquaticità ed allenamento, con una dose notevole di tecnica. L'hockey si pratica in piscina con una profondità compresa tra il 1,80 m e i 3 metri circa. Le porte sono larghe 3 metri, adagiate sul fondo della piscina. Le squadre sono composte da 10 giocatori, 6 in acqua e 4 riserve, che sono posizionati in acqua ai lati del campo in un'apposita zona. Le sostituzioni sono volanti. Quando un giocatore entra nel pozzetto del cambio, il sostituto può entrare in acqua. L'obiettivo del gioco è quello di fare gol con il disco nella porta avversaria, esattamente come un qualsiasi altro sport di squadra, cercando di superare i giocatori avversari. Nella nostra città si tiene ogni anno la Parma Cup, che ha compiuto con l'edizione 2011, svoltasi il 10 settembre, 4 anni. Anche questa volta nei bellissimi impianti della piscina di Moletolo, nell'ambito di Parma Città Europea dello Sport 2011, sotto un sole decisamente agostano. Sono Bottazzi Angelo e sono presidente dell'associazione sportiva Parma Sub. La Parma Sub è un'associazione che è affiliata alla FIPSAS, quindi Federazione Italiana Attività Subacquea e Pesca Sportiva. Noi in particolare ci occupiamo di subacquea, ma anche di tutti gli sport che sono comunque legati all'acqua, quindi apnea, tutte praticamente le attività sportive connesse con l'acqua. Al nostro interno abbiamo da più di 10 anni un gruppo di nostri soci che hanno fondato una squadra di hockey subacqueo. Una squadra che sta andando molto bene, che ha vinto anche il campionato italiano recentemente e che organizza anche trofei internazionali di questa attività. Questa deve essere, credo, la quarta edizione in cui facciamo questo tipo di attività. Abbiamo invitato squadre praticamente da tutta Europa, sono più di 20 squadre quest'anno. È un grande sforzo organizzativo, ma comunque di grande soddisfazione perché i numeri sono veramente importanti. Adesso passerei la parola a Alan Adorni, che è il capo della squadra, quello che organizza tutte queste attività, che vi descrive magari tecnicamente come si organizza il tutto. Grazie. Grazie Angelo, sono Alan Adorni, faccio parte della squadra di hockey subacqueo Parma Sub. Abbiamo organizzato, come ha detto giustamente Angelo, per il quarto anno consecutivo questo torneo che quest'anno in particolare si inquadra nell'ambito della manifestazione di Parma European City of Sport 2011 con la coorganizzazione del Comune di Parma, con il patrocinio del CONI. La nostra attività di federazione come Parma Sub e squadra di hockey subacqueo fa parte del CONI, è quindi uno sport a livello agonistico e a tutti gli effetti, con un proprio campionato, con la nazionale che partecipa agli europei, ai mondiali, eccetera. Per quanto riguarda invece il discorso delle squadre di club, in Italia ce ne sono circa una decina, di cui alcune sono presenti qua a giocare adesso. È uno sport che invece è principalmente più diffuso all'estero, a livello europeo, ad esempio in particolare in Francia e in Olanda, dove hanno campionati anche di Serie A, Serie B, eccetera. Questo torneo che organizziamo a Parma per il quarto anno richiama da sempre numerosissime squadre anche da lontano, abbiamo squadre che vengono dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Inghilterra, in passato abbiamo avuto anche squadre che venivano dall'Ungheria, comunque diciamo sempre nell'ambito europeo. Noi stessi come squadra partecipiamo a nostra volta a numerosi tornei internazionali per club come questo organizzati in altre nazioni. A Parma la nostra squadra si allena nel nuovo centro polisportivo Ercole Negri, che è nella zona del campus dietro al centro commerciale Conad, questa nuova piscina, questo impianto che ospita anche diverse discipline sportive e ha anche una piscina dove noi, anche la pallanuoto, abbiamo avuto questo spazio da gennaio dove poterci allenare in maniera molto migliore rispetto anche al passato. Per quanto riguarda lo sport di hockey subacqueo, è uno sport che si gioca in apnea, in una piscina di almeno 2 metri di profondità, trattenendo il fiato e andando sott'acqua con l'ausilio di maschera, pinne e boccaglio. C'è un disco che pesa circa 2 kg e sta sul fondo della vasca, con una mazzetta di plastica di circa 30 cm si manovra, si tira, si fanno passaggi, sui due lati del campo ci sono le porte, si segnano i gol, ci sono 3 arbitri, 2 in acqua, 1 fuori dall'acqua che sono coordinate, le partite da un punto di vista regolamentare hanno la durata di 2 tempi di 15 minuti
e come ho detto esiste un campionato italiano, un campionato europeo, un campionato del mondo, maschile e femminile. Nella realtà delle squadre di club spesso le squadre giocano miste, uomini e donne insieme. Noi oggi a Parma abbiamo 20 squadre di cui 16 maschili e 4 femminili che fanno un torneo separato, ma in passato hanno giocato anche uomini e donne miste. Sott'acqua la differenza fisica un po' si attenua. Ecco, oggi siamo presenti alla quarta edizione del torneo internazionale di hockey subacqueo. La presenza del CONI è più che doverosa e rispettosa per questo tipo di specialità, ma anche il tipo di organizzazione e di presenza del valore agonistico della società Parma Sub. Ci troviamo con la presenza di moltissime società estere, sia a livello europeo che appena fuori, e questo dà lustro alla nostra città, anche dà lustro alla società che organizza. Rientra questa iniziativa nella Parma Città Europea dello Sport 2011, che è uno degli avvenimenti internazionali più interessanti. L'hockey subacqueo è una, diciamo, una disciplina nuova che sta avendo veramente dei grandi risultati, sia di partecipazione che di risultati. Noi come CONI siamo contenti di questo avvenimento che si ripercuote da alcuni anni nella nostra città, e anche oggi i risultati con la presenza di questi atleti onorano sia l'organizzazione Parma Sub che il CONI, che è la stessa federazione, e questa ci abbiamo felicità a vedere tutti questi giovani atleti, sia maschi che femmine, che si cimenteranno in partite regolari che per ottenere la vittoria finale.